Se seguite il Palermo sapete già di cosa sto parlando. Ovviamente l'avrete già capito anche dalla miniatura, dal mio stato d'animo. Il Palermo è ufficialmente salvo. Salvo da cosa? Salvo dal fallimento, perché sono mesi e mesi e mesi che ormai ci portiamo dietro questa storia del fallimento. Al nord oggi c'è un vento assurdo, ma vorrei che spuntasse il sole per questa giornata, perché è davvero un momento importantissimo per noi, perché l'istanza di fallimento della procura è stata finalmente rigettata. Si sapeva che era uscita qualche voce, che il tribunale avesse già deciso nei giorni passati, ma l'ufficialità è arrivata soltanto oggi con un comunicato stampa da parte del Palermo, che ha messo fine a questa storia del fallimento con questo comunicato, che tra poco vi andrò a leggere. Ma dato che il sito del Palermo è bloccato perché tutti vogliono leggerlo, dobbiamo aspettare ancora un po'. Ed è giusto che voi sappiate che l'istanza di fallimento è stata rigettata con archiviazione, quindi possiamo stare davvero tutti tranquilli e i complimenti in primis vanno fatti, oltre che, anche se mi duole il cuore dirlo, a Maurizio Zamparini, ma vanno fatti soprattutto al nostro presidente, a Gian Marva, perché i tribunali sono casa sua e ci ha messo sicuramente del suo per tirarci fuori da questi casini. Dobbiamo ancora scoprire chi ha fatto partire tutto, perché secondo la mia opinione, sotto sotto c'è qualcuno ancora che vuole provare a fregarsi il Palermo a zero, quindi spera che la società fallisca per prendersela a zero, cosa che è già successa in mille altri casi. Ma non è questo il caso. Io non voglio fallire il Palermo, questo stemma qua, questi colori non possono fallire, questa maglia non può fallire. E ce l'ho per la miniatura, per il titolo, adesso ovviamente vi spiego perché, raga, adesso ho parlato del fallimento, ma adesso iniziamo ad alzare i toni perché sono incazzato. Perché io è da 4 mesi, adesso ho letto un articolo che dicono che è da 4 mesi che si parla del fallimento, è da 4 mesi che, porca di quella, vedo ogni santo giorno tutti, magari no, ma una percentuale assurda di tifosi del Palermo che scrivono sui social: spero fallisca, finalmente speriamo fallisca, spero fallisca così se ne va Zamparini. Ma che tifosi siete? Ma come fate voi, tifosi del Palermo, almeno vi chiamate tali, vi definite tali, come fate a sperare che la squadra per cui tifate fallisca? Ma perché mi dovete farmi girare i coglioni? Ma come fate, davvero? Ma perché di commenti del genere, di persone che lo dicevano, ne ho letti, ne ho sentite a migliaia, centinaia, ogni volta che c'era una partita che il Palermo si giocava magari il primo posto o il secondo, e usciva fuori la notizia del fallimento, la squadra si demoralizzava e la gente attaccava: eccoli, tanto sanno che falliscono e quindi non giocano, e bla bla bla, parlate, rompete le palle, continuate a farlo, perché alla fine sul carro del Palermo non ci salirà più nessuno, perché non esiste un carro fatto soltanto da vincitori. Chi ama una squadra l'ama sempre in qualsiasi situazione. Ah, ve lo dico perché sicuramente qualcuno se la sarà fatta questa domanda. Mi avete chiesto in tantissimi in questi 4 mesi di parlare del fallimento. Io non ho mai fatto un video, uno perché sono scaramantico, due perché ero incazzato per tutto quello che c'era intorno. Perché io ve lo giuro, vedere una persona che io reputo fratello perché tifi per la mia stessa squadra, sei nato nella mia stessa città, e leggere parole dette da certe persone sul fallimento, a me ha dato una rabbia in questi mesi che voi neanche immaginate. Io mi chiedo, ho capito che a Palermo su 800.000 persone 700.000 tifano tra Juve, Milan e Inter, ok? Va benissimo, ci può stare, perché ognuno è libero di tifar chi vuole e il restante dovrebbe tifar Palermo. Il problema qual è? Che la maggior parte hanno due squadre, c'è chi tifa Palermo e Juve, poi ovviamente fallisce il Palermo, rimane la Juve, loro sono tranquilli. Ma per quelli che tifano soltanto una squadra e tifano soltanto la squadra e la propria città, non provate a toccargliela. Cioè, a me toccatemi tutto, tranne la mia famiglia, la mia squadra del cuore e i miei amici. Sono queste le tre cose principali. Cioè, capite? Una persona che ama, che vuole difendere veramente i propri colori del cuore, i colori della propria squadra del cuore, della propria città natale, perché io sono nato a Palermo, è da 15 anni che vivo qua al nord, e ci torno quando posso. E sentirmi deriso e preso in giro da
i miei concittadini, comunque gente che abita a Palermo o è nata o comunque adesso vive al nord, a me fa una rabbia incredibile. Perché io a 10 anni, quando mi sono trasferito qui al nord, mi sono sentito dire da una vecchietta di merda: noi casa ai terroni non l'affittiamo. E io, che intendo difendere, lo faccio col cuore, di difendere il colore della mia città, pretendo rispetto da parte dei tifosi delle altre squadre. Perché se squadra X vicino a me sta per fallire, io non sono contento, non vado a dire spero falliate. Perché? Perché si andrebbe a distruggere la mentalità, il rispetto verso quella persona. Raga, non so se mi sarò spiegato, spero che abbiate provato a estrapolare qualche parola dal mio discorso. Però fidatevi che per me, che ho il Palermo dentro al cuore da quando sono piccolo e vivo al nord e lo difendo al nord e l'ho difeso in giro per l'Italia e lo farò sempre, nonostante non parta più in trasferta come un tempo, vedere gente che dovrebbe essere come me, palermitani, che godono, che ridono, che sperano in un fallimento della stessa squadra per cui tifiamo, penso sia una delle cose più brutte che mi sia mai capitata a livello calcistico da quando sono nato. È stato davvero un periodo bruttissimo e spero di non leggere commenti di quelli che... Io, ripeto, non sto parlando con voi, ma sto parlando con tutti quelli che guarderanno questo video, non soltanto verso voi fidelizzati che mi seguite sempre, perché so che in fondo chi mi segue non è così. Io parlo per tutti quelli che hanno sempre sperato in questo fallimento e adesso spero che tutti voi che ci avete sempre sperato, che avete gufato, che avete creduto in questa cosa... Io spero che non saliate mai sul carro dei vincitori, perché il Palermo non è vostro, non è di chi parla e se ne va e poi torna, è di chi resta, perché una squadra si ama quando vince, ma si ama soprattutto e di più, e si difende soprattutto di più quando perde, ricordatevelo sempre. E con questo chiudo il video, il comunicato lo troverete qui in descrizione. Ah, un'ultima cosa. A tutti voi. Forza Palermo! Adesso mettiamo da parte la storia del fallimento, carichiamoci sempre di più e tutti insieme, ma soltanto chi ci crede davvero e soltanto chi ama davvero questi colori, stringiamoci forte e voliamo tutti verso il nostro obiettivo chiamato Serie A. Forza Palermo!